Ciao ragazzi, ciao ragazze, come state? Ben trovati in questo nuovo video. Io sono Federica e oggi facciamo un bel video autoironico su tutti i capolavori da leggere e che però io non ho mai letto. Cioè, tutta quella roba, sapete quando ci sono le liste, i libri che dovresti assolutamente leggere nella vita, perché quelle cose lì, dove ci sono sempre titoli che, diciamo, è tanto se già ne hai letti due, soprattutto quando si tratta di mattoni molto, molto lunghi e molto pesanti. Ecco. E volevo condividere con voi questa lista perché mi diverte anche a riguardare quello che non ho ancora letto, però per fortuna, insomma, il tempo c'è, o almeno in teoria, cioè nel senso di qua a finché dovrei morire, il tempo dovrebbe esserci per recuperare qualcosa, se non tutto, altrimenti pazienza. Vorrei che mi scriveste giù nei commenti se avete letto questi titoli. E quali sono invece i mattoni che voi non avete proprio mai letto nella vita? E forse anche quelli che non avete nessuna intenzione di leggere mai, che ci sta anche, insomma, alla fine la vita è breve e ognuno, cioè, contraddicendo quello che ho detto poco prima, e ognuno si legge quello che lo fa sentire meglio. Allora, ho pensato di mettere in questa lista i titoli che in realtà, i primi titoli che in realtà ho letto a metà. Quindi non li considero letti perché li conosco, perché ne ho letto un po', però non li ho finiti per qualche motivo che adesso vi spiego. Il primo è l'Ulisse di Joyce, in due edizioni. Quindi questa è la più famosa, l'edizione più famosa di Mondadori, e poi ne sono uscite, che ha anche la guida alla lettura, e poi ne sono uscite altre diverse. Io ho questa di Terry Noni, di cui vi ho parlato in realtà in passato, perché questa è un'ottima traduzione. Ha vinto anche un premio come migliore traduzione. Enrico Terrinoni è un esperto di Joyce e io questo libro l'ho comprato alla bellezza di 3,90 euro. Quindi se vi capita, comunque, e siete incuriositi e non sapete se spendere tanti soldi, prendetela perché è un'ottima traduzione. Quindi, se vedete, io qui ho dei segnalibri. Perché, in poche parole, io questo libro l'ho letto, ma l'ho letto fino a... Dove siamo qua? Pagina 255. L'ho letto diversi anni fa, perché il mio metodo di lettura era questo. Leggi questo, leggi questa traduzione, leggi questa traduzione e poi mettiamo a confronto questa guida alla lettura con la guida alla lettura che si trova qui alla fine. E infatti io qui ho due segnalibri, uno per il punto, insomma, del romanzo a cui sono arrivata e l'altro per il punto della guida alla lettura dove sono arrivata. Quindi una lettura un po' febbrile, un po' folle, tant'è che appunto sono solo arrivata a pagina 255 e dopodiché mi sono detta, vabbè, facciamo che lo finisco quando avrò più tempo. Quando avrò più tempo, cioè mai, perché io avevo tipo 21 anni, 21 credo, 21 o 22 al massimo, e se non c'hai il tempo a 21 anni quando stai facendo l'università, non credere di averlo dopo. E prima o poi lo vorrei riprendere. L'altro libro che non ho qua e che non ho finito, cioè ho letto soltanto uno della trilogia, è Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello. Io ho letto soltanto il primo e non negli altri due perché, non perché non mi piacesse, ma semplicemente non mi aveva ispirato ad andare avanti. E anche questo l'ho letto tipo 10-12 anni fa. Ho letto solo il primo, però la trilogia non l'ho mai finita. E ripeto, non perché lo trovassi pesante, anzi, secondo me il primo libro è anche abbastanza accessibile. Non ho trovato particolari difficoltà, era che non ero incuriosita verso la storia. Poi, tra l'altro, negli anni per me Il Signore degli Anelli è diventato più cult, soprattutto attraverso i film. Ma non sono, per esempio, cresciuta granché con il mito del fantasy del Signore degli Anelli, non l'avevo visto prima di compiere, credo, 15 anni. Quindi non ho mai avuto la spinta a finirlo del tutto, però secondo me dovrei anche quello leggere gli altri due, insomma, finire gli altri due e leggerlo, perché ci sono tante cose importanti in Tolkien, soprattutto per leggere il fantasy come oggi, perché poi Tolkien in realtà raccoglie tutta un'eredità molto importante sul fantastico ed è a sua volta diventato anche padre del fantasy moderno, no? Quindi in realtà, quantomeno come conoscenza personale, al di là del film, sarebbe importante, molto importante leggerlo. Ma io ho letto soltanto il primo. Altro titolo che è un mattone che io ho letto a metà, perché l'ho letto quando avevo cominciato, quando mi sono trasferita a Milano. E quindi, diciamo, non è che fosse proprio periodo per me, stavo un po' dando di matto e l'ho lasciato a metà perché non riuscivo a seguirlo. E in realtà anche questo dovrei riprenderlo ed è Le Correzioni di Franzen, che qui scrive il suo capolavoro.
Quindi non ha molto senso che io non lo abbia mai finito questo libro, ma semplicemente, come vi dicevo, non riuscivo a stare dentro la storia perché ero io affaticata, perché non riuscivo a concentrarmi, ecco. Lo dovrei ricominciare sicuramente da capo perché ricordo poco e niente. Questo è sicuramente una grande pecca perché poi, tra l'altro, una delle pietre miliari della letteratura americana contemporanea, no? E quindi faccio mia colpa, questo non l'ho mai finito. Bene, adesso cominciamo con la pila della vergogna, quella vera. Ecco, voi parlate pila della vergogna quando si parla di libri che stanno in casa che non sono mai stati letti. Per me, lo dico ovviamente con ironia, la pila della vergogna è quella che dei libri, dei fantasmi dei libri che non ho ancora letto e che dovrei avere letto. Uno, il più scandaloso, probabilmente, è Guerra e Pace di Tolstoi. Perché? Che comunque ho, cioè, comunque ho. Dovete capire che io la maggior parte di questi libri ce li ho. Un po' ce li ho qui, un po' ce li ho a casa giù a Palermo, però la maggior parte ce li ho e che non li ho letti. Guerra e Pace, non l'ho mai letto perché io ho letto Anna Karenina che avevo 17 anni. Dopodiché ho detto, vabbè, grazie, caro Liev, non sopportavo il personaggio di Lievin, che tra l'altro è un alter ego di Tolstoi, infatti la radice della parola è la stessa, Lievin. Io non ho una grandissima simpatia per Tolstoi, preferisco Dostoevsky, di cui infatti ho letto molte più cose. E niente, l'ho letto a 17 anni, ho detto grazie, è bello, però facciamo che ci rivediamo tra 10 anni. Sono passati 10 anni, quindi io, beh, allo scoccare dei 27 avrei dovuto leggere Guerra e Pace, ma non l'ho fatto, però comunque ho il libro. Ho il libro che prima o poi leggerò. Sperando non mi ammazzi, sperando che Tolstoi non si faccia di nuovo odiare a morte con quei personaggi bigotti, cioè uomini in realtà, essere a onor del vero uomini. Sono tutti uomini, effettivamente, personaggi insopportabili di Tolstoi, con la sua fissa per il cristianesimo, e però sì, dai, Guerra e Pace, comunque i classici, questi capolavori in realtà vanno molto al di là, è per questo che sono universali, delle semplici convenzioni personali degli scrittori. Non è programmato per quest'anno, essere sincera, magari lo potrò programmare o cercare di programmare per l'anno prossimo. Ecco, vi ho nominato Dostoevsky, io di Dostoevsky ho letto abbastanza mattoni. L'unico che è proprio mattone, cioè quindi libro lungo, intendo in questo caso libro lungo, che non ho letto è I Demoni. Ho letto qualche anno fa I Fratelli Karamazov, che è l'ultimo che ho letto di Dostoevsky, però siccome ovviamente ogni volta è un viaggio, non è che sia proprio semplice approcciare i russi lunghi soprattutto. E quindi I Demoni effettivamente non l'ho letto. Ho letto L'Idiota, ho letto Delitto e Castigo, ho letto I Fratelli Karamazov. Questo no, mi manca, però, visto che comunque sono molto più propensa a leggere Dostoevsky che Tolstoi, effettivamente potrei farci un pensierino, ecco. Altro titolo che io prima o poi sto cercando il coraggio di leggere. A un certo punto l'anno scorso me l'ero messa sul comodino e avevo detto no, me lo leggo, cioè lo devo leggere e facciamo che me ne leggo 10 pagine al giorno, però lo leggo. Ecco, l'intenzione c'era, però poi non l'ho fatto. Non l'ho fatto perché tanto tra l'altro mi metto a letto e dormo, quindi forse metterlo sul comodino non è assolutamente l'opzione migliore, ma comunque è Infinite Jest di David Foster Wallace. Ora, è un po' divertente il fatto che io abbia letto praticamente quasi tutto, cioè l'80% di David Foster Wallace io l'ho letto. Anche i libri particolarmente pesanti, ed è proprio perché ho letto i libri particolarmente pesanti di Wallace, che comunque mi hanno impiegato un dispendio di energie non indifferente, un dispendio di tempo, cioè settimane, per leggere un libro, dipende ovviamente dal titolo, alcuni di più, alcuni di meno, però c'è roba veramente complessa che ha scritto Wallace, che è difficile da seguire, a un certo punto ti devi arrendere al fatto che non la capisci e basta. E questo è l'approccio che devi avere in generale con alcuni scrittori, sono troppo difficili, cioè ti devi mettere nell'ottica che non puoi, non devi necessariamente capire tutto e che va bene anche così. Ecco, siccome io comunque Wallace, che amo alla follia, lo conosco anche molto bene e quindi so qual è il tipo di energia che mi richiede, Infinite Jest non l'ho mai letto. Sono la bellezza di 1273 pagine, 70, 80 pagine, 1280 pagine, a un certo punto potrei chiedere pietà. Questo è un tipo di romanzo che appunto non può essere letto tutto di fila, cioè devi praticamente programmare di leggere 10 pagine al giorno, non di più, perché diventa altrimenti, cioè,
secondo me bruci le calorie mentre leggi i romanzi di David Foster Wallace e Infinite Jest in particolare. Altro romanzo che non ho mai letto, quindi neanche il primo che potrei fare lo sforzo di leggere, effettivamente è Alla ricerca del tempo perduto di Proust. E questo, vabbè, non l'ha letto nessuno, cioè non voglio qui fare la splendida, non l'ha letto nessuno. Però in realtà comunque ha avuto un'importanza così evidente nella storia della letteratura, ci sono stati scritti saggi su saggi di critica letteraria, alcuni molto importanti, che quantomeno per avere un riferimento sarebbe un riferimento pratico, quindi con un'esperienza diretta, almeno dalla parte di Swan sarebbe importante leggerlo. Quindi reminder a voi, ma soprattutto a me. Leggiti questo libro prima o poi, almeno il primo. Altro testo che io non ho mai letto. Allora, Steinbeck è un autore immenso, di cui ho letto il suo libro principale, il suo capolavoro, che è Furore. Ho letto anche qualcos'altro di minore, però non ho mai letto La Valle dell'Eden. Anche qui che ricorre, insomma, il tema biblico, e un romanzo, per quello che so, insomma, molto importante, molto folgorante, molto pieno, ecco, pieno è la parola corretta, che io non ho letto, anche se l'ho comprato qualche anno fa, e l'ho comprato proprio perché avevo letto Furore e mi era piaciuto tanto. Però anche qui la predisposizione energetica che ti richiedono certi romanzi, magari non sei sempre disponibile a darli in momenti in cui sei piena per qualche altro motivo, tipo la vita di tutti i giorni. E poi non so se succede anche a voi, ma quando è estate hai un po' paura che, siccome hai quel tempo prestabilito, hai un po' paura a leggere soltanto un libro, perché quel tempo potresti anche dedicarlo a leggerne tanti altri, no? Quindi alla fine finisce che io già di solito leggo Faulkner in estate, che mi richiede la sua energia, e quindi La Valle dell'Eden ancora non l'ho fatto. Ce l'ho qui, ma ce l'ho giù a Palermo, un altro libro che è un altro mattone che non ho letto, è Moby Dick. Altro romanzo per cui valgono esattamente quello che vi ho detto finora. Io non ce la posso fare in questo momento, soprattutto da affrontare quelle che so essere le lunghissime descrizioni della balena o di qualsiasi altro argomento correlato. Io ricordo che comunque anche in tempi migliori ho fatto tantissima fatica a leggere alcuni capolavori come I Miserabili di Victor Hugo, che è veramente, quando li leggi ne riconosci l'immensità, no? Però comunque, con tutte queste digressioni che vogliono veramente mettere alla prova il lettore, cito I Miserabili proprio perché ha lo stesso tipo di approccio, cioè Hugo, anche perché si trattava di un feuilleton, di un romanzo di appendice, quindi vendeva a parola, allungava tantissimo il brodo andandoti a raccontare, per esempio, non lo so, la storia delle fogne di Parigi. Tra l'altro in un modo molto affascinante, molto interessante, però a un certo punto chiedevi pietà. Ecco, io credo che con Moby Dick l'approccio sia esattamente uguale, cioè vuoi pietà per tutte queste interferenze all'interno della narrazione, e quindi ancora non l'ho letto. Altro che ho giù e che ancora non ho letto, e sono sincera, questo non so se lo leggerò mai, è Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, praticamente il libro, il romanzo nazionale in Spagna, datato 1605, che racconta di questo cavaliere che se ne va in giro in viaggio per difendere i deboli. Lui in realtà non è un cavaliere, è soltanto uno convinto di esserlo, e quindi affronta queste avventure fantastiche dove lotta contro i mulini al vento convinto che siano giganti. È il primo romanzo moderno, è considerato il primo romanzo moderno, si ispira al romanzo picaresco, al romanzo cavalleresco, c'è dentro insomma una commistione di generi, però io non l'ho mai letto e non so appunto se ne avrò mai intenzione di leggerlo, perché non è in realtà un testo che mi ispira particolarmente. Altro tipo di letteratura che io praticamente disconosco è quella tedesca, e io non ho mai letto Mann, che è uno degli autori più importanti, quindi né La Montagna Incantata né i Buddenbrock. Tra l'altro i Buddenbrock sarebbe particolarmente importante perché comunque anche qui si tratta di romanzi borghesi, meglio, che descrivono la borghesia, le sue contraddizioni, i valori su cui è fondata, e quindi insomma è un romanzo abbastanza importante nel suo descrivere tesi e antitesi di una classe sociale su cui insomma si fonda la modernità e la contemporaneità. Anche La Montagna Incantata, che è successivo, è del 1912, e mentre appunto i Buddenbrock era del
inizio 1900, è un titolo su cui si basa insomma buona parte della letteratura europea. Si tratta appunto di un romanzo di formazione che quindi raccoglie questa eredità, ma si tratta anche di un romanzo su cui poi ci sono state nei decenni successivi diverse interpretazioni, perché lascia spazio a un simbolismo molto forte. Quindi la critica letteraria si è molto interrogata sulla Montagna Incantata di Mann, e questi dovrebbero essere motivi sufficienti, almeno da parte mia, per leggerli, però tuttavia Mann ancora è un autore che mi è sconosciuto. Altri libri abbastanza importanti, ecco, come classici, sono, che però non ho letto, e sono entrambi di Dickens, perché io con Dickens in realtà non ho tutta questa confidenza, e sono David Copperfield e Grandi Speranze. Grandi Speranze, ho visto il film, quindi conosco la trama anche con tutti gli spoiler. David Copperfield è stato ripreso da il romanzo che ha vinto il Pulitzer nel 2023, che è Damon Copperhead di Barbara Kingsolver, però in generale mi sembra che ci sia proprio un ritorno al romanzo storico, in particolare collegato con Dickens. In generale, ve ne ho detto negli scorsi video, si è notato ormai un ritorno al classicone, al romanzone, alla trama importante, anche abbastanza lungo, eccetera. Quindi un po' un ritorno ai classici e ai mattoni che hanno tanto da raccontare, tante vite da accompagnare, tanti dettagli. In ogni caso, questi due di Dickens non hanno ancora incrociato la mia strada. Altro romanzone famosissimo, parliamo di letteratura sudamericana, e anche con la letteratura sudamericana io non ho molta confidenza. Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, e anche questo ce l'ho giù a Palermo, ma non l'ho mai letto. Non c'è un motivo in particolare, io vado molto a periodi, quindi in base a quello che i miei suggerimenti interni mi dicono di leggere. Questo l'ho comprato appunto, ma non gli ho mai ancora dato una chance. Magari qualcuno, anzi sicuramente qualcuno di voi l'ha letto, quindi ditemi un motivo per cui dovrei leggere Márquez, a parte i motivi più ovvi. E sempre per rimanere appunto nell'ambito, l'altro titolo che vi dicevo è La casa degli spiriti di Isabel Allende. Anche questo ce l'ho a Palermo. Questi che ho comprato a Palermo sono praticamente tutti i titoli che ho comprato prima che mi trasferissi a Milano, quindi quelli che ho comprato finché avevo 22 anni e che non ho mai, che ho lasciato giù e quindi non ho mai portato e non ho mai letto. Effettivamente potrei pensare di portarne alcuni. La Casa degli Spiriti, appunto, che in realtà deve anche molto all'eredità di Márquez, non l'ho mai degnato particolarmente di nota, e sicuramente anche questo lo avrete letto qualcuno di voi. C'è un film memorabile che io non ho mai voluto vedere, proprio perché volevo prima leggere il libro. Probabilmente, tra l'altro, anzi sicuramente, è il titolo migliore di Isabel Allende, forse l'unico che valga la pena leggere. Fatemi sapere anche questo nei commenti, magari mi invogliate un po'. Visto che stiamo parlando di Dickens, faccio un altro outing e vi svelo che io non ho mai letto Middlemarch di George Eliot, un romanzo anche lì abbastanza importante, tra l'altro scritto da una donna, quindi io tendo sempre a essere propensa verso le penne, soprattutto dei libri del passato, quindi le penne che avevano più difficoltà a emergere. Eppure questo, che è un libro sociale, un libro che parla di classi sociali, di società, quindi anche temi che mi sono abbastanza cari, non l'ho mai letto. È stato in wishlist un sacco di anni, per un sacco di anni, però poi non l'ho mai davvero approcciato. Sicuramente anche questo voi l'avrete letto, e quindi fatemi sapere giù nei commenti, anche perché davvero è unanimemente considerato uno dei capolavori della narrativa inglese. E con la narrativa inglese, i classici della letteratura inglese, un altro titolo ancora che non ho letto è Henry James, le bostoniane, ma questo, se ricordate, lo avevo messo in wishlist, tipo nella wishlist del 2023 o del 2022, se non ricordo male, e potrete recuperare il video dove ne ho parlato, perché ci sono dei temi veramente importanti. Innanzitutto Henry James, che è tipo secondo me uno di quelli che veramente ha fondato la letteratura e tutti gli autori successivi. Le bostoniane in particolare ha dei temi che sono veramente interessanti e moderni. Innanzitutto il femminismo, tant'è che i protagonisti so che si incontrano a una manifestazione femminista, ma poi soprattutto parla più o
o meno velatamente di omosessualità femminile, di lesbismo. Tant'è che comunque da questo romanzo verrà su la definizione di matrimonio bostoniano, perché le protagoniste andranno a vivere insieme, cosa che in realtà non era poi così strana nell'Ottocento, e il matrimonio bostoniano proprio descriveva questa situazione, il momento in cui due donne convivono, anche se non necessariamente, anzi ovviamente nell'Ottocento era assolutamente esclusa questa opzione, da un legame di tipo sentimentale o sessuale. Quindi ci sono diversi motivi per cui le bostoniane andrebbe letto, innanzitutto per la prosa di Henry James, uno dei massimi scrittori classici, tra l'altro statunitense ma naturalizzato inglese, e poi i temi, tant'è che appunto l'avevo inserito nella wishlist, magari quest'anno riesco veramente a leggerlo. E un altro che non ho mai letto, anzi un'altra che non ho mai letto e che più o meno ha questi temi, perché ho letto soltanto un altro titolo, è Edith Wharton, e questa è L'età dell'innocenza. Quello che io ho letto è La casa della gioia, che mi era piaciuto tantissimo, proprio per come, uno per la scorrevolezza, nonostante fosse un classico, due per come racconta la crudeltà della società newyorkese, soprattutto verso le donne, con uno sguardo molto anche attento alle questioni di classe e alle famose arrampicatrici sociali, no? Che però partivano da una condizione di semi-povertà e che dovevano farsi strada in un mondo molto crudele. L'età dell'innocenza nel 1921 vinse il Pulitzer. E secondo me, questo è un libro che secondo me, che per esempio, vale la pena leggere in estate, perché accompagna una grande vivacità della narrazione e dei personaggi che sono di solito ben descritti. Io parlo appunto per La casa della gioia, ma penso che si applichi anche all'età dell'innocenza. Ecco, accompagna a questi elementi uno sguardo molto tagliente sulla società e su New York, che a me comunque è una città di cui piace sempre leggere. Quindi quest'estate effettivamente me lo potrei portare. Ultimo romanzo, ventesimo romanzo, che non ho mai letto, e anche qui non so se lo leggerò mai, è Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo, libro del 1975, considerato un classico contemporaneo, che parla di un uomo che praticamente sta ritornando dalla Seconda Guerra Mondiale, un siciliano, e che sta risalendo praticamente le coste della penisola. E qui si trova, diciamo, a dover affrontare un viaggio quasi odisseico. La difficoltà di questo testo anche qui è la lunghezza, perché è lungo la bellezza di 1242 pagine, praticamente quanto Infinite Jest. Orcinus Orca è comunque un romanzo che ha un'impronta epica abbastanza forte, che è anche un romanzo importante della narrativa italiana contemporanea, che è stato molto apprezzato ai tempi, di cui ci sono diverse critiche, inteso come critica letteraria, per esempio da Pontigia. Quindi sicuramente è una cosa che vale la pena conoscere se si vuole una cultura approfondita sulla letteratura italiana del Novecento. E tuttavia, dovendo dare un ordine delle priorità, mentre alcuni dei testi di cui vi ho parlato oggi ce l'avevano nel caso di Orcinus Orca, non sono poi del tutto convinta. Però voi magari l'avete letto e quindi giù nei commenti potrete scrivermi: no, sei scema, leggetelo assolutamente prima o poi. Bene, ragazzi, questa era la mia lista abbastanza lunga di libri che non ho mai letto. Come vedete, ci sono tantissime lacune personali che prima o poi mi piacerebbe ovviamente colmare. Ho letto anche tanti altri mattoni e quindi faccio pace anche con la mia FOMO e con il fatto che prima o poi leggerò qualcosa, altrimenti pazienza. Fatemi sapere giù nei commenti quali sono proprio i libri che non avete mai letto, anche quelli di cui un po' vi vergognate o cose di questo tipo, e se c'è qualcuno di quelli che ho letto io che invece dovrei assolutamente leggere e perché. E noi ci vediamo al prossimo video, che sarà un po' più serio, spero. E ricordatevi di mettere like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale se non l'avete mai fatto. E nulla, ci vediamo alla prossima.